Adesso è il momento di un altro artista. Lui è un attore. Ha fatto tanti film, è stato appunto, ha fatto televisione, teatro, e sta facendo uno spettacolo che ha avuto tantissimo successo. Si intitola Non c'è due senza tre. Ve lo voglio subito presentare, signore e signori, Gigi Attrice. Ho avuto anche l'onore, buonasera Gigi, di intervistarlo anche da poco, sia oggi che prendiamo il microfono, scusami. Ecco qua, incominciamo. Buonasera, buonasera. Si sente? Si sente? Si sente? Si sente? Si sente? Sì. No, allora è stato quattro ucari. Si sente? No. Sì. Si momento un po' di luce in salto. Sì, accendiamo la luce, qualcuno che può accendere la luce, grazie. No, perché la parola c'è il 2 novembre. Signori, per gli applausi. Io direi facciamolo per ultimo, perché io, il mio modo di parlare, inizio, ma non so dove. Quando io me ne vado, ti lascio il nostro pubblico. Disposti. No, sono io col microfono che sto facendo la cassa. Ti lascio il nostro pubblico. Gigi Attrice, buonasera, arrivederci. Un applauso alla chimica. Dopo queste uscite di questi artisti che parlano, diciamo, cipita, i che faccio. Secondo voi che faccio? Ognuno di noi nasce sotto la propria stella. Chi la sera della bellezza a me mi ha visto proprio. A me quello che mi ha colpito in via, proprio sana sana, è la stella cacagna. Poi come lo dico più di cazzo. Quando io nacqui, quando mi tirarono dalla cassaforte, perché è la cassaforte, mia madre, però la mia, no? E mamma, la levatrice, perché riuscì la coppia e cagare sulla bacia per darmi lo schiaffetto per vedere i primi riflessi. Guardava a me e a mio padre. Mi è stato raccontato, no? Guardava a mio padre, e questo qua, ben sicuro, bella pure. A me mi stai in aculetto. E fredda una faccia a mio padre. C'è la faccia perché c'è la squadra? Perché? Voi avete messo il segno? Sì, ad approvare che mi così una chiave. Perché l'ho messo una chiave? Perché quella in cagati pure quando piangi. Non piace come tutti i bambini che fanno un guè, un guè, un guè, quello fa un guè. E poi voi dite, può essere mai tutto a te? Sì. I miei genitori hanno avuto un primo figlio, cacagna. Un secondo, quasi muto. Un terzo, cacagna. Un quarto, quinto, sesto, nona, tutto cacagna. E che mi serve? Figurato quando noi ci incontrammo i miei fratelli, mio padre e mia madre per qualche cena e pranzo, è stato proprio qualche discorso e i discorsi e cominciamo, il cena e cominciamo il cena e il pranzo e fornimmo il discorso mai. Ma questo mi sembrano battute. Chi mi conosce che io sono di Arzano di origine mi dà famiglia e mi dà sembra in Napoli se c'è qualcuno veramente i miei fratelli sono balbuzienti tu dici ma ecco quando a me siete mentre fa proprio la tua non l'ho fatto apposta. Comunque per questo fatto che parlo così non dovevo nascere a Napoli dovevo nascere in Sicilia perché là non parla nessuno. Grazie mille. Voglio ringraziare chi mi ha ospitato in questa bella questo tempio del 500. Quando è nato? Quando è stato? 5 figli, 4 figli. 700. Però sanatori i lavori in corso. L'indone che ancora è nato mi ferma. Poi volevo dirvi che se per caso fuori a qualche teatro, altro voglio salutare tutti gli attori della terra, perché è giusto. A Maurio un bene l'altro per il nostro bene. Bravo, ma questo da quando avevo 10 anni quando ho capito un po' che il mondo siamo noi, cioè noi siamo umani e siamo una mano in coppa a terra.
Caroppa mi do un camusano mi casi da fare, ci stai giù. Sta una foto di 10 euro appicciata, un'altra lì. Ma no, non era solo un buono e gli altri no. Sulla terra dobbiamo darci una mano, tutti i prossimi. Questo è la mia. Ma perché il mondo sta talmente malato, ma non perché serve di soldi, perché ci serve amore che non c'è più. Bravo! Ma non lo può fare tutti i parole bravo, no, non ce la si mette, la roba si dice così, pure muta, allora tutto. Perché noi siamo, sono 30 anni oggi che io vedo che abbiamo costruito solo materialismo. Ecco perché purtroppo quel signore, chiamiamolo ancora signore, a Lecce, per i posti di magri spara tre loro. Cioè, non ti spiego, perché lui non è stato nutrito d'amore. Noi vogliamo mettere qualche pacca. Tre morti, noi sposavamo, i figli di Cristo, dice, allora aspetta, papà, ha detto, quando uno mette la macchina apposta, mi ha sparato tre loro, e quante figli. E poi ieri, un addio al cerimoniale, un morto e sette feriti, quindi a media bolla. Mo caro, a che sta festa, quando vuoi a mamma fare? No, questo è quello che abbiamo costruito. E caro, che morto, adesso anche per questo. Signori, allora, se per caso camminando fuori a qualche teatro vedete un manifesto che conoscete Gigi Attrice, che è Gesù, sì, sono io, e altri attori e attrice, che è un'attrice di cognome. E lo spettacolo si chiama Non c'è due senza tre. Passate. E poi, se vi è piaciuto, i soldi dietro non vi danno, sì, e lasciate, papavamo un teatro, gli attori e una lizza proprio. Su questo vorrei raccontare una cosa che si chiama tempo. Però Adam dimmi carino. Secondo me sembra ricco. Senti, si può spegnere un po' qualche un po' di soffro di sala? Un po' più scuro? Scusate. Ma basta tutto. Ed è così. Signori, si vede in a faccia? Sì. Si vede? Si vede. Signori, è proprio che brilla. Signori, io dico che c'è qualcosa più forte della morte. Perché la morte, mentre va bene. È così la morte. Chi lo può dire che io moro fra mille anni o più tempo? Boh, nessuno. Forse è l'unico regalo che ci ha fatto la morte. Non può dire, questo è l'unico regalo veramente. Perché se sapesse che moro fra 3.500 anni, io moro ieri. E allora, secondo me ci sta qualcosa che è più forte della morte. E questo qualcosa si chiama odio. Perché questo quest'attimo che stiamo passando insieme è bello veramente. Cioè ci siamo isolati dalla politica, isolati dai guai, isolati dal mondo esterno perché dobbiamo combattere. E io dico che la vita è un gioco, la vita è una giostra, io vivo tutti i giorni rinde giostra, però certamente, perché se scega in di giostra non mi trovo più. Perché non è possibile che io sto usando una macchina e chi ha più bella parola più insieme. Non è bello, non c'è l'ora noi umani, non è bello, dobbiamo andare a passare 30 anni per toglierci tutto questo male che ci siamo regalato ognuno con l'altro, che casi mi tutto bravo, fuori capo roppo non ci conosciuto. Che è successo? Nei teatri siamo bravi, rende chiesa, il padre dice a un certo punto ci cambiate un segno di pace, dico, cugino. Ma cugino, ma seriamente cugino.
dobbiamo farci un bagno dall'acqua santa, proprio una doccia, una bella saponata tutto quanto, sì. E pensa che così è, guarda, io pure ho peccato a non parlare perché a tante cose, perché a me, no, perché invece dovremmo iniziare da capo, che la vita è più bel dono che ci sia, la vita è bella, come disse un nostro amico attore, Benigni. Ma la vita è bella, vera. Noi stiamo qui a ci divertire e qualcuno mi si fa appendicite. Sta a capire. Qualcuno magari sta nascendo, qualcuno si è fatto la bozza. E così. Cioè, noi siamo, cioè il mondo gira, sempre. Allora io voglio ricordare con questo pezzo, tempo che passa, e a te, fino dopo che cavolo, vicino a me. Perché? Perché da già c'è una cosa, hai esa voce, che è ritta, non devo fermare, e non me l'hai manca l'orienza, non sai manco un perché, tu lo dico perché. Te lo dico perché, sai perché tu non ti fermi? Perché ti devi uscire da sport, poi te ne scappi, se no ti fermassi. Perché a dopo se tu fai soltanto danno è guai. Ehi, e fammi sentire che risparmio, o cielo, o mare si montagna, e poi tutto resta, è una ruina. Sì, è una ruina, muri sfravocati. Campagne che hanno perso tutto verde. E che l'albero di crasombra frannuso che stai qua vicino. Chi l'ha acceso? Tu l'hai acceso. Perché arrivi assai? Perché metti a morire. Perché vedi la compagnia Marina e casa sicura quando viene giugno, luglio, agosto, perché ce l'hanno in vacanza, così da passolino a Margiano. Che schifo. E dimmi una cosa, quando ci facciamo i vecchi lui, c'ha ragione, sempre si ci arrivava. E beh, visto che hanno dovuto fermare un attimo, per un attimo fanno tutto il contrario di questo bambino. Quando dire che io torno all'anno mio è più bella, per rendere piccolino frate e sole. Sapete perché? Perché noi siamo frati quando stiamo nella stessa casa. A roba. Che morre in genitore. Ogni pensiero, i ragazzi sono. Ti ricordi la scuola con i giratondi in due giardini, i vasi, mamma mia, prima a E suono d'oro ti vado a incontrare, perché tu quando più cammini, più fai danno alla gente tutta l'anno. Ce ne per forza, ce ne va la gioventù e infine ce ne va la vita. E che potremmo fare? Niente. Un tempo passa indifferente e forte. Vorrei una vita e siamo un anno a morte. Stamattina sono andato. Dopo dico io una cosa. Sono andato al cimitero a fare il mio dovere. Dopo buttando un occhio a qualche sepoltura, giustamente, ma l'aveva io, che piede mi ha dato ancora. Mi fa un amico, mi dice, attrice, che voglio chiamare attrice, dico no. Dice, so che trovo a lui. Senti, mi è successo questo, dimmi. Era una scava, mia mamma si è male che trasa. Beh, la scava oggi, beh. Mi stai prestando 500 euro. Sto a te, ti posso pure stare 500 euro a te, però sappi, se dovessi stare 500 euro a te, scala la mamma e la terra a me. Guarda, che le asciughe sana e fa la sana poca. Grazie. Carmen. E un applauso a tutti voi di questo bel centro dove insetti che vi manderete giovani, ci manderanno giovani e ci divertiamo. Bravo, 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 bravo. Ci facciamo una fine perché faremo darò un caduto a tutti quanti, quindi un ricordo ancora per la fine, chiamare ognuno di voi. Sì, prima, no, a me la mela sotto. E poi faremo anche una foto finale con tu. Certamente, va bene. Allora, senti, la volevo dire con la casa della forza. Noi voi dovete sapere, adesso con i telefoni la diciamo, no? Certo. Dove ti trovi? Dove devo venire? Mandami la posizione, ok? Io l'ho mandata. Ah, ecco. Si gioca anche di parole, perché poi il rispetto ci è comune respiro.
o ti rispetto o no. Allora, la signora Carmelo dice, a questo posto qua, ti mando la posizione. Quando la mando, dice, Neis. Tutti quanti, ma giustamente noi la psicologia tra maschio e donna coppa carta fine muso ci si gioca una cosa che ci, maschio e la donna si attrae anche maschio femmine e femmine, però voglio spendere una parola su questa cosa che non danno, cioè ci vanno 2018 anni per, però è anche giusto, però secondo me io sono etero, se non lo è lo dicevo, non lo dicevo perché è giusto non guastarci le famiglie ad essere maschio per YouTube, però io penso, secondo me questa è la serietà, è tutto il mondo, poi il mondo dovrebbe essere maschio, donna e un bimbo, poi uno se vuole amare si chiude in bosco, che è il più belletto del mondo, il bosco per me, e ci si bacia eccetera, però non possiamo pretendere, ed è giusto che io e lui male e male ci baciamo a passare anche quando andava a Clavina. Non siamo pronti, non perché io dico voglio che chiunque sia corporeamente maschio, è così la vita, non siamo pronti. E se non siamo pronti, chi è del sesso opposto fa amore che c'è di dopo un bacio. Ma se ne vedo di quello, è così, no. Io credo anche non essere d'accordo, però è così, cioè. Oppure i figli che stanno chiusi in tanti orfanotrofi, allora è giusto che io e lei scegliamo, non ci danno mai, è giusto, invece mi sta chiuso, fanno una vita buona, questo dovremmo muovere un po', invece no, vuole che mi ha detto non parlarmi politica, giusto, se no ci sono studiato, ma noi altri non parlarmi politica. No, e tu gli dici che perché? Perché, ma signore, come per esempio, mentre parlavo, cioè l'amore è bello, bisogna amarsi, perché appunto quando c'è l'amore si fanno tutte le cose. Allora io cerco la felicità pure quando sono felice, partimela a capo. Perché la felicità non si cerca. No, noi siamo felici e siamo tristi nello stesso. Ma quando andiamo però Gigi siamo felici. La felicità noi lo siamo sempre, finché stiamo qua a terra siamo sempre felici. Faremo un tavolo rotondo. Quadrato. Signori, quando pensate di non essere felici perché state pensando di essere felici, siate felici senza saperlo. Bravo. Che ne ha la felicità? Io ti ringrazio, ci vediamo poi alla fine per il reato. Grazie per tutto l'intervento. A voi grazie e buona serata, signori. Ci vediamo dopo, grazie.